Inaugura sabato 7 maggio alle ore 17 alla Pinacoteca San Domenico la mostra Guercino a Fano tra presenza e assenza. Si inaugura questa mostra. Sono tre capolavori del Guercino. Questo pittore aveva fatto per Fano tre opere, tre capolavori. L'Angelo Custode del Guercino, lo Sposalizio della Vergine e il terzo, il San Giovanni al Fonte. Alla giornata inaugurale, dopo le celebrazioni degli in italiano, francese ed europeo, seguirà il saluto delle autorità e l'intervento di noti studiosi del settore, ma ci saranno altre iniziative. Ci sarà l'annullo postale qui dedicato proprio, c'è un ufficio temporaneo con l'annullo postale proprio per questo evento. Domenica 8 maggio. La Pinacoteca rimarrà aperta praticamente tutto il giorno, fino alle 22, per consentire a tanta gente di poterla venire ad ammirare. Sarà aperta in questa occasione e anche domenica 8 maggio sarà presente l'ufficio temporaneo delle poste per l'annullo postale con la data dell'8 di maggio. Numerosi gli eventi che si susseguiranno fino alla conclusione della mostra, prevista per il 1° ottobre. Verranno anche altri eventi, abbiamo organizzato uno il 12 di giugno, uno il 17 di luglio, uno il 7 di agosto, uno il 4 di settembre per concludere il 1° ottobre. E oltre a questo luogo, a questo sito, ci sarà anche un percorso cittadino delle opere d'arte del Seicento. Saremo molto contenti che anche le scuole in qualche modo venissero a visitare, tanto che stiamo spedendo gli inviti ai dirigenti scolastici. Un evento di questo genere non poteva non avere una pubblicazione di un preziosissimo libro d'arte, composto da saggi di notissimi studiosi d'arte. Questo catalogo la Fondazione lo ha donato alla Adamo, che metterà in vendita per un'offerta minima di 15 euro per ciascuno. Insieme al catalogo verrà dato anche tre cartoline e tre poster delle tre opere. Eccellenza, lei ha detto che tutti noi abbiamo bisogno di eventi di questo tipo. Perché? Per elevarci emotivamente e spiritualmente, perché un'opera d'arte anche di tipo religioso soprattutto, la si vede ma anche la si ascolta. Un'opera d'arte commuove e sono nate queste opere d'arte nella committenza religiosa sia per stare in un luogo particolare, che è quello sacro religioso, e sia perché in un luogo particolare l'opera d'arte, una pittura, la musica, eccetera, commuove, esplicita tutte le esperienze umane profonde.